David. Ecco, ciao Gio. Buongiorno, come stai? Allora, da lontano, gomito, gomito. Allora, igienizziamoci subito le mani, che insomma diamo il buon esempio. Qua un po' di gel, meraviglioso. Troppo. Allora, David, a parte che mi fa piacere quando dicono l'hai tenuto a battesimo, mi sento tipo Pippo Baudo in piccolo. Bellissimo. L'ho scoperto io. Allora, la scorsa volta, a parte tutti i pazzi di te, le mamme, le donne, i bambini, sei piaciuto perché sei carino, sei giovane, sei fresco, ci hai mostrato come si può trasformare una ricetta classica come quella, insomma, del risotto in qualcosa di molto chic e raffinato e gourmet. Allora, a questo punto sono curioso di sapere, visto che hai già fatto bene l'altra volta, come fai a superarti quest'oggi? Ci siamo. Facciamo una bella cosa. Vedrai che ti diverti. Va bene, alzo la cloche. Dai, andiamo. Rullo di tamburi. Il lunedì cosa ci propone la cucina di Detto Fatto? Questo. C'è un grande prato verde. No. Dove no. Allora, fermi tutti un attimo. Ma sono dei fusilli sconditi o qualcuno si è dimenticato o sono pazzo io? No, allora ti spiego. Questo è il piatto più richiesto al ristorante. Ah. Che cos'è? È il fior di pesto, sono dei fusilli al fior di pesto, quindi io vado al tavolo, li presento, li manteco, ma mi stoppano sempre che dicono dai, li voglio condire, quindi oggi... Il cliente condisce il piatto di pasta, allora condisco io, ma cosa faccio? Metto tutti gli elementi insieme? Allora, partiamo con, prendi le due creme, quindi crema di pinolo e anche la crema di pesto, prendi anche la crema di pesto insieme, fai un po' di magia tipo barman, guarda che colore, guarda che simmetria. Allora adesso gli metti anche un po' di parmigiano, poco, che so che a te non piace tanto. Ok, bravo, ti sei informato. Mettine poco, quanto ti piace a te? Sì, ok. Perfetto, un po' di pomodorini confit, questi sono buonissimi. Guarda che bel colore, bandiera italiana tipo. Vai Gio. Ah, il mischio? Vai. Ma la mia giacca vai, si vai, manca. Vai. Guarda lì che bravo. No, vabbè, io voglio stare tutto il giorno in cucina. Metti con un goccio di acqua. Figlio. Metti un goccio di acqua di cottura. Un goccio guarda di acqua bello. Di via. Cottura. Ok, volevo dirvi che se va male questo lavoro, voglio lavorare al ristorante con David Fiordigilio. Allora, vedo l'ora. Allora, iniziamo subito. Okay. Mi sembra di capire che questa, insomma, sia una pasta al pesto rivisitata. Allora, vediamo cosa occorre per preparare questa ricetta. Partiamo dalla pasta, vediamo gli ingredienti. Come 200 grammi di fusilli? Ah, l'unico ingrediente è la pasta. 200 grammi. Allora, ci sono solo i fusilli, avete ragione, li mettiamo a cuocere. Ma ascolta, 200 grammi è una roba da chef che non mangio niente? Io voglio mangiare tipo Bud Spencer. Per quante persone? Per te. Per una persona. Ah, 200. Perché non si mangia, se quando si mangia la pasta al pesto, non si mangia il secondo. Quindi, ragazzi. Allora, abbondiamo. Allora, ok, quindi andiamo giù con i fusilloni. Vedete che lui ha messo giustamente i fusilli a cuocere nell'acqua bollente. Allora concentriamoci sul primo ingrediente che io ho versato, che è la crema di basilico. Vediamo subito gli ingredienti, così da casa capiscono meglio. Allora, una pianta di basilico, una patata, un pizzico di sale grosso, acqua frizzante, ghiaccio e olio extravergine d'oliva. Da cosa iniziamo, caro David? Iniziamo a sbollentare il nostro basilico. Quindi basilico genovese, se lo riuscite a trovare, comunque basilico italiano va benissimo. Sì, sono foglie molto piccole. Sì, hai visto che belle? Ma senti che profumo. Ma che profumo pazzesco che qui, ragazzi, hanno fatto un lavoro veramente per trovare questo basilico. Scusa, una domanda che mi viene spontanea. Ma perché stai mettendo le foglie di basilico nell'acqua bollente? Cuoci il basilico. Esatto, cuocio il basilico leggermente, chiaramente. Vedi? Proprio una 30 secondi andiamo a cuocerle. Perché? Perché fissiamo il colore, ok? E non perde di sapore, come tanti dicono. Invece... credimi, vedrai, l'assaggerai. Quindi, scusa, io che ho sempre fatto il pesto alla giapponese col mortaio, ho sbagliato, perché lo facevo a crudo. No, non hai sbagliato, secondo me non hai sbagliato. È il basilico alla genovese, però qui abbiamo, hai visto, due creme, quindi crema di basilico e crema di pinolo, quindi semplicemente questo passaggio. Quindi poi questo vedi che... è un pesto alla genovese diverso, perché tu hai voluto in qualche modo dividere gli ingredienti. Assolutamente, esatto, sì. Ok. Allora, senti, io molte volte ho notato, quando preparavo il pesto, l'ho fatto poche volte in vita mia, annerisce a un certo punto dopo qualche minuto, come la mela che la lasci all'aperto.
certo. Come facciamo ad evitare che annerisca? Allora, io ti ho portato, so che a te piace, li hai anche messi in atto con il risotto, quindi tre trucchi, tre segreti per un pesto. Allora, top. Iniziamo alla grande questo lunedì, perché non è un segreto dello chef, bensì tre segreti, per questo chiedo aiuto alla grafica, così li vediamo e capiamo meglio, che da casa so che siete concentratissimi, giustamente. Vediamo la grafica. Allora, David, spieghi tu allora, il segreto. Il primo segreto è quello di andare a prendere il basilico e tenerlo conservato in frigorifero con un po' di acqua e di carta per almeno 12 ore, quindi una notte. Ah, okay, sì. Carta assorbente. Carta assorbente, bravissimo. Okay, sì. Va bene. Poi vedo che c'è l'altro segreto, utilizzare il sale grosso. Esatto, il sale grosso quando andiamo a creare questa crema. Il sale grosso è fantastico perché appunto fissa il colore, anche questo è un fissante. Ah, io non avrei mai saputo, avrei usato il sale fino. E poi preferire l'acqua frizzante. L'acqua frizzante, esatto. Come in questo caso, vedi, io ho sbollentato il basilico e adesso nell'acqua frizzante fredda, mi raccomando, andiamo a sigillare. Al posto di fare acqua e ghiaccio, usiamo l'acqua frizzante fredda. Quindi non abbiamo il ghiaccio in casa, un casino. Hai visto? Poi, vedi il colore? È uguale a prima, vedi? Ma tutto questo, poi cosa fai? Lo frulli per ottenere esatto. la crema? Sì, 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 sì. Adesso lo andiamo a frullare e ti faccio vedere. Guarda. Ok, vediamo. Semplicemente andiamo ad aprire. Eccolo qua. Fatto. Perfetto. Guarda qua. Allora, Joe, senza troppo strizzare fare, okay. andiamo a strizzarlo leggermente con la mano, così okay. in questo caso. Vedi? L'acqua è ancora fredda perché era molto, molto, molto fredda. Vedi? In un mixer. Andiamo a mettere le foglie e un goccio della sua acqua. Vedi, appena appena, un goccio così, va benissimo. Perfetto. E andiamo a frullare il tutto, guarda. Vediamo un po'. Wow, vedi, che meraviglia. Esatto. Senti che profumino che sale qui nella cucina, mi hai detto fatto. Allora, mentre David finisce di preparare la nostra crema al basilico, facciamo che noi ci vediamo tra pochissimo. State lì, a tra poco con Detto Fatto. Bentornati a Detto Fatto, sono le 15:27, in cucina con me c'è una delle giovani promesse della cucina italiana, lo chef David Fiordigiglio, che oggi, David, ci sta preparando uno dei suoi cavalli di battaglia, che è la pasta fior di pesto. Esatto. Una specie di rivisitazione della pasta al pesto ligure. Allora, prima della pubblicità, tu stavi preparando la crema al basilico. Esatto. Cosa manca per completare? Allora, abbiamo aggiunto della patata semplicemente sbollentata, perché è comunque famosa nel pesto alla genovese con i fagiolini e le patate. Mm-hmm. E quindi eccola qua, l'abbiamo frullata e questo è il colore, lo vedete? Ah, eccola lì, è questa. È la salsina che io avevo aggiunto all'inizio. Esatto, molto verde, molto brillante. Okay. Ricordiamo che questa pasta, insomma, di David, ha gli ingredienti scomposti, quindi oggi esatto. adesso ci occupiamo della crema ai pinoli, vero? Esatto, sì. Ok, allora, cosa serve per la crema ai pinoli? Ok. Vediamo subito gli ingredienti in grafica. 300 grammi di pinoli, 2 cipolle, una carota, un porro, scarti di basilico, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Allora, David, come lavoriamo questi pinoli? Che io non saprei proprio da dove cominciare. Allora, adesso andiamo a fare una crema di pinoli che è adatta a tutte le ricette, non solo a questa, anche per altre paste, quindi segnatevi questa ricetta che è fantastica. Partiamo con un brodo, quindi andiamo a mettere carota, porro e cipolla. Scusa la domanda al volo, ma io ho sempre messo carota, sedano, cipolla, perché hai cambiato il sedano col porro? Perché? Perché devi sempre capire cosa va all'interno, perché con il pinolo il sedano va in contrasto, quindi il porro in questo caso aiuta tantissimo. Ah, ok, quindi adesso andiamo a mettere l'acqua frizzante, questa è la chicca dei brodi. Sapete perché? Perché con un brodo vegetale ci vuole un'ora, con questo 10 minuti il brodo è pronto. Wow! No vabbè, scusate, quindi ogni volta che devo fare un brodo, anche insomma quando la stagione era un po' più fredda, tu dici acqua frizzante. Acqua frizzante perché l'anidride carbonica va direttamente sulle signore, verdure. Signore, ma questo fa cadere una certezza che abbiamo da quando siamo bambini, almeno vale per me. Grazie David. Grazie a voi. Prezioso. Allora, come proseguiamo? Allora, come proseguiamo? Noi andiamo a proseguire così. Vedi, dopo 10 minuti si presenta di questo colore, il profumo lo senti anche colorata. Tu da qui. L'acqua, esatto, hai visto? Esatto. Sì. Quindi noi adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo a fare la crema di pinoli. Quindi frulliamo subito i nostri pinoli. Tac. Perfetto. Andiamo a mettere un po' del nostro brodo. Mm-hmm. Vedi? In questo caso. Ma è semplicissimo, è fattibilissimo. Guarda, il sale. Anche qui in questo caso un po' di sale grosso. Andiamo a coprire. Tac. E frulliamo. Frulli tutto. Allora, mentre tu frulli per ottenere la nostra crema di pinoli, in realtà io vorrei ricordare con i nostri amici da casa
qualcosa di molto tenero che è accaduto l'altra volta che riguarda David. Sì? È stato un video sorpresa dei suoi nonni dove la nonna diceva: io ho sempre sognato un giorno di vederti in TV e adesso hai esaudito il mio sogno. Allora, cosa ti hanno detto quando sei tornato trionfante? Cosa mi ti hanno accolto? Cosa è successo? A parte che mi avete fatto piangere e non me l'aspettavo completamente, sono tornato a casa, mio nonno mi ha visto un po' stanco perché, ragazzi, sembra, ma ti agiti quando sei qui, l'agitazione, l'emozione. Mi sono divertito tantissimo, sono tornato, mio nonno, sai cosa mi ha fatto? Uno zabaione. Figlio di un zabaione, un nonno, perché sei stanco. Lui, il nonno Pietro, la nonna Carmela mi hanno abbracciato, hanno pianto. Ragazzi, no, che momento! Detto fatto, fa anche questo. Allora, se si potrà, un giorno, l'anno prossimo, inviteremo anche i nonni. Magari. Insegna a fare. Senti, allora, è pronta la crema di pinoli? Assolutamente, pronta la crema di pinoli, la vedi? Okay. È qua. Eccola qua. Okay. Manca un altro ingrediente che io adoro pronunciare perché si scrive confit, ma si pronuncia confì. Oh. I pomodori confì sono buonissimi, io non li ho mai cucinati, te li servono sempre al ristorante e tu dici: ma cosa sono? Allora, vediamo come si preparano, approfittiamo delle sue capacità e vediamo gli ingredienti. Allora, 15 pomodorini multicolor, 5 grammi di zucchero a velo, 5 grammi di sale, la buccia di un'arancia, non avrei mai detto, la buccia di un limone, origano e basilico. Scusa, ma quanti ingredienti per dei pomodori? Cioè, allora, hai ragione, Gio. Allora, questa è una ricetta però fantastica perché otteniamo delle caramelle. Questi pomodorini sono arrivati adesso io da Catania per lavoro, ero giù, sono arrivato qui e ho portato i pomodorini di Pachino. Quindi andiamo a mettere, abbiamo messo lo zucchero a velo, l'origano, il sale e le bucce di limoni e arance. Vedi, in questo caso andiamo a chiudere con un filo d'olio, semplicemente, vedi? Quindi li condisci così, è facilissimo, ragazzi, semplicissimo. Ricordiamo che i pomodorini Pachino sono un'eccellenza italiana, sono uno strovanto in tutto il mondo, quindi esatto. Salutiamo gli amici di Pachino. Sono stato 3 estati fa a Pachino, ho detto: ma è il posto dei pomodorini? Ma ho detto: sì, siamo noi, quindi li saluto, che sono meravigliosi. Ascolta, ma dove li troviamo i pomodorini multicolor? Io li vedo solo rossi. Ma sai che, allora, no, qua ci sono, vedi? Dove si trovano? Ah, ok, li trovi nei ortofrutta più serviti, okay. Ecco, quindi vedrai che... Tricolori. Esatto. Okay. Quindi andiamo a infornarli a 150 gradi per 2 ore. Mm-hmm. E chiaramente me li sono preparati prima, sennò qua 2 ore invecchiamo, quindi andiamo a prepararci la nostra pasta, ragazzi. Okay. Ci siamo. Allora, prima che tu dimmi che faccia il furbetto, vorrei chiacchierare un momento con te. Sì. Perché mi è giunta voce, sì, che oltre ad avere una brillante carriera come chef, stai puntando, caro David, a sfondare anche nel mondo della moda. Cosa dici in tua discolpa? Confermi, smentisci? Ma io nella moda, cioè mi vesto, mi piace vestirmi. Allora, non fare il vago, a parte che sei un bel ragazzo. Immagino che dopo la diretta l'altra volta ti abbiano scritto tutti sul profilo famiglie, sì, nonna. Sei fidanzato? Sì, no. Allora sei singolo ed è libero, per chi volesse saperlo. Okay. Allora io ho le prove che tu hai anche la carriera da fotomodello spianata. Avete presente quella nota azienda che pubblicizza un profumo vicino ai faraglioni a Capri? Ecco, David sarebbe perfetto per sostituire quel modello e ve lo vogliamo dimostrare, così lui non sa niente ed è basito. Guardate un po'. Parlami d'amore. No, scusa. Mario, tutta la mia vita. Tutta la mia vita. Sei tu. Scusa, David, allora io che pensavo che tu stessi a cucinare sudato nelle cucine così, e invece fai il modello in giro per l'Italia. Ma quando io ho finito di lavorare, essendo che ho origini napoletane, ho la casa a Torre del Greco, Capri, ci vuole mezz'ora di traghetto, arrivi, ragazzi. Allora, quest'estate vengo a trovare anche la famiglia e i nonni. Intanto vai, impiattiamo. Perfetto, andiamo. Abbiamo quasi tutto pronto. Ci i siamo. Fusilli, le creme, perfetto, i pinoli, basilico. Quindi... Oh. Quanto mi porti queste pentole, mi commuovo. Cioè, io le ho portate per te. Cioè, l'altra volta le ho portate per Bianca, non c'era. Adesso abbiamo fatto questa amicizia stupenda, quindi... Cioè, Gio, sono in tuo onore. Le ho riportate da Catania, è stato un casino per farle arrivare qua, Però ce le abbiamo, ce Bene. Le abbiamo. Tanto okay. Salutiamo Bianca che ci guarda sempre. Un bacio, Bianca! Bacione. Allora, andiamo a scolare la nostra pasta che è cotta. Vedi, in questo caso, senza preoccuparsi troppo dell'acqua che rilascia. Mm-hmm. Quindi in questo caso... Perché a lui piace l'acquetta, me la versava anche col mestolo qua, che dà sapore. Eh certo, sì, perché acqua salata comunque Bene. È buona. Ok, quindi che cosa andiamo a fare? Semplicemente questo. Ci prepariamo le nostre creme, i nostri pomodorini. Mm-hmm. Guarda. Ed eccoci qua. Allora, andiamo con le due creme, in questo mm-hmm. caso, vedi? Voilà, bianco e verde.
Meraviglioso. Hai visto? Che bello. Poi, quindi, che cosa andiamo a fare? Andiamo a girare. Iniziamo a girare. Guarda qua il colore. Guarda qua il colore, che bello. Che meraviglia. Vedi? Guarda il colore, che bello. Guarda. Vedi il pinolo, la crema di pinolo, il gusto di questo primo è fantastico. Quindi qua andiamo a mettere un po' del nostro basilico. Ah, anche del basilico a cuore. Certo, sì, assolutamente, assolutamente. Bene. Vedi, in questo caso. Poi i nostri pomodorini confitti. Wow, sembrano veramente caramellati. Hai visto? E poi il nostro parmigiano. Bene. Guarda che mischia tutto. La nostra pasta fior di pesto. È quasi ultimata, gli ultimi tocchi del nostro chef artista. Grazie David, anche oggi hai dimostrato di essere un vero fuori classe. Qui c'è un profumino pazzesco. Torna presto a trovarci, David Fior di Gino. Grazie, ciao Gio, grazie mille, e grazie adesso, a tutti. Tutti i